Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un nuovo colpo che è ufficiale ormai, che la Juventus ha portato appunto a compimento. Un colpo che molti si aspettavano, visto che comunque di lui se ne parla già da qualche settimana, e parlo appunto di Mattia Perin, il portiere italiano, classe 1992, in arrivo dal Genoa. Ora, le trattative sono simili a quelle che sono state lo scorso anno con Szczęsny all'Arsenal, quindi una cifra indicativamente intorno ai 15 milioni, poi nei dettagli vi darò nel post se ci sono più o meno contropartite o anche se non, in caso qui non ce ne fossero e eventuali bonus o non bonus. Comunque una trattativa per un portiere di grande qualità che veramente ha una cifra veramente assurda, contando che andando a sommare praticamente le cifre spese per Szczęsny lo scorso anno e quella quest'anno per Perin siamo veramente intorno ai 30 milioni per due portieri di grande livello. Quindi una cosa veramente sensazionale che va a dimostrare ancora una volta la lungimiranza, ma anche veramente la capacità e l'abilità della nostra dirigenza di compiere i colpi per bene. Contando che con 30 milioni di portieri molto buoni così, sinceramente, non se ne trovano in giro. Detto questo, classe 1992, quindi solamente 2 anni più giovane di Szczęsny. È chiaro che Mattia Perin non viene appunto a Torino per crescere al fianco di Szczęsny, che magari ha più esperienza europea e così via, e poi diventare dopo Szczęsny. No. Semplicemente secondo me questo acquisto va invece a intanto aumentare il livello tecnico della porta dopo che Buffon ha lasciato la Juventus e già Buffon praticamente nella sua immensità ha praticamente sempre racchiuso la forza di due portieri. In questo caso invece si tiene molto alto delle portieri per anche carisma perché Szczęsny è un portiere comunque che lo sta facendo e l'ha fatto. E Perin che è un giocatore nel giro della nazionale, nel giro anche del calcio di cui si parlava negli ultimi anni, cioè Perin è spesso stato accostato a più o meno squadre di Roma, Inter, Napoli, ogni anno viene accostato un po' dappertutto, questo perché è un portiere di quelli che piacciono di più. Il fatto che arriva Juventus è primo fonte d'orgoglio per noi perché siamo riusciti a prendersi un portiere che è sempre stato ben apprezzato, secondo è che la scelta del giocatore stesso di la Juventus è una scelta ambiziosa e pertanto va veramente sostenuta e si riempie d'orgoglio. Perché? Perché come ho detto prima questi due portieri saranno in contesa e non ci sarà secondo me veramente un primo portiere anche se in realtà lo sarà Szczęsny, però è anche vero che Szczęsny verrà messo in qualche modo in difficoltà da Perin e credo che sia questo l'obiettivo della Juventus, non trovare un dopo Szczęsny perché Szczęsny non ha bisogno adesso di un dopo Szczęsny perché ha 28 anni, ma ha bisogno di qualcuno che lo stimoli a fare di più e lo faccia diventare a quello a livello che Buffon si è abituato negli ultimi anni. Quindi uno stimolo per Szczęsny ma uno stimolo anche per Perin che potrebbe veramente dividersi col portiere polacco appunto le competizioni. Quindi non è che Perin per forza sarà il portiere della Coppa Italia e Szczęsny tutto il resto. No, credo che ci sarà una gestione molto simile agli ultimi anni con un Buffon che si è sempre conteso le presenze, con Szczęsny scorso anno molto di più, l'anno prima con Neto e con Storari 2 anni fa. Quindi credo che sia una scelta in questo modo qua, alzare il livello di competitività all'interno della rosa stessa, oltre ovviamente a quella già presente con le altre rose delle altre formazioni. Quindi sono molto contento, a me Parini è sempre piaciuto, io sono uno dei suoi sostenitori. Sarà strano che io dica spesso che sono uno dei suoi sostenitori, non è che lo sia di tutti, però io ho sempre avuto molto gradimento nei confronti dei portieri, dei giocatori in generale italiani. Quindi già quando arriva un acquisto italiano, un Darmian, un De Sciglio, al di là dei problemi che possono essere sorti negli anni passati, è già una cosa interessante, un punto di forza di Juventus che ha avuto sempre storicamente e che ultimamente si è persa, di dove si cerca di non perdere appunto con questi colpi, io sono veramente molto felice. Quindi di per sé i colpi italiani, a prescindere dal livello, mi danno sempre grande felicità. Poi Perin è un portiere che mi è sempre piaciuto perché l'ho sempre ritenuto, dopo i portieri altisonanti e Buffon, Handanovic e sinceramente basta. Forse recentemente sono emersi anche Strakosha, ma comunque portiere così, però negli ultimi anni, proprio ultimi anni, da partire dal 2013, nel quale abbiamo visto Perin col Pescara, credo che Perin sia uno dei migliori, credo che sia solo secondo per continuità e tutto quanto, appunto a Buffon e appunto Handanovic. Io ritengo, beh, Alisson è arrivato recentemente alla Roma, quindi non posso far testo di un portiere che ha fatto un anno in Italia a grandi livelli, visto che l'anno prima era in panchina. Però Perin è da 5 anni praticamente tranne l'anno dell'infortunio che ha giocato sempre anche bene. Il Genoa è una realtà diversa, però credo che si sia preso molta responsabilità anche perché giocare con una provinciale, una squadra pigra con tanti gol, il portiere è sempre molto sotto pressi. Invece Perin è riuscito veramente a fare bene. Credo che sia arrivato il suo momento, quindi la Juventus forse lo prende nel miglior momento della sua carriera, anche a livello di maturità.
fa una scelta che farà bene secondo me sia la Juventus che a Perin. Sono molto felice per questo, è un portiere che mi è piaciuto, è uno dei portieri che io chiamo portieri gatto, nel senso che Perin, beh, intanto non è bassissimo, 1,88 m, però non è alto come i grandi portieri che recentemente si vedono. Già Buffon, se avete visto, si inizia ad essere basso rispetto agli standard, i portieri che vanno tutti sopra le 1,95 m, io penso a Courtois, penso a Donnarumma che è altissimo, penso a Neuer che è 1,96 m, anche Scherzi di 1,96 m, tutti i portieri sopra le 1,95 m. E ben sopra 1,90 m. Ecco, Perin è uno di quelli che è rimasto sotto, che è alto, in realtà si era più alto anche di me, però ovviamente per un portiere, sotto, uno ha l'idea del portiere alto. Invece no, a me piacciono molto i portieri gatto, mi chiamo gatto perché là sono, vanno per tutto, si tuffano per tutto, pur non avendo una dimensione fisica. Poi Perin è magrolino, l'idea di essere molto magrolino, anche un ragazzino con i capelli tenuti così, in realtà ha la metà anche lui, quindi diciamo che non è molto più. Però con quei portieri che a Juve mancava dopo che è andato via Peruzzi. Peruzzi, ok, che era praticamente quadrato, però è anche vero che era basso ed era un gatto perché saltava da una parte all'altra. Poi è venuto Van der Sar, che era una stanga, abbiamo avuto Buffon per più di 15 anni e l'unico portiere gatto che mi ricordo di Juventus è che è stato Storari, perché anche Nieto era più alto di Buffon e quindi veramente è una categoria di portieri che mi piace molto. Mi piacciono tutti i portieri che sono bravi in realtà. Però questa categoria qua mi piace particolarmente, quindi sono felice, anche perché abbiamo veramente, dal punto di vista tecnico, adesso due portieri differenti, Szczęsny e appunto Perin, anche diversamente come si fa il portiere appunto. Vediamo come andrà, sono molto curioso di vederlo in azione con i nostri colori e sicuramente gli doneranno. Benvenuto Mattia, veramente benvenuto. Forza Juve, alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.